Ragazzi, bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Importantissimo, vi avevo già detto che avevo già preso Monster Hunter World. Non sapevo se portarlo oppure no. L'ho giocato un pochetto e me ne sono completamente innamorato. So benissimo che queste serie, non so per quale motivo, ma non piacciono tanto. Ma personalmente la porterò perché già sapete benissimo che le serie lunghe non è che mi spaventano, ma del resto ho portato più di non so quanti episodi su Fallout 4. Quindi Monster Hunter lo voglio portare. Cercherò di farvi vedere le parti più belle della serie e vi assicuro ce ne sono veramente tantissime. E naturalmente vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Seguite la serie, perché quando la vedrete tutta quanta, poi mi direte veramente che secondo me forse io avevo ragione. Detto questo, ci vediamo in partita. Ah, beh, naturalmente, visto che stiamo giocando su PS4 Pro, possiamo scegliere tra priorità alla risoluzione, priorità al frame rate, priorità alla grafica. Personalmente, quando andiamo sulla grafica e sulla risoluzione, ho visto che i giochi sono un po' pesanti, tipo come se si muovesse un po'. Quindi io darò priorità al frame rate. Fratelli e sorelle della Quinta Flotta, ci siamo. I discorsi non sono il mio forte, quindi vedrò di essere breve. Una volta a bordo di questa nave, non si torna più indietro. Il prossimo suolo che i vostri piedi calpesteranno sarà quello del nuovo mondo. Se qualcuno ha ancora dei dubbi, che si tiri indietro ora, nessuno lo giudicherà. Non credo, abbiamo speso un Molto sacco di bene. soldi per sto gioco. Auguro a tutti un buon viaggio e che la stella di Zaffiro vi illumini il cammino. Monster Hunter World. Ok. Vabbè, dai, faccio entrare. Ah, iniziamo già subito la pappa. Oh, mi fanno ridere questi personaggi. Questa ci piacerebbe come arma, se c'è. Chi è quello? Mazza. Oh, ne ho una fame. Ma non parlano, aspetta, forse. Ehi! Ecco qua. Sentito. Siamo quasi arrivati. Andiamo a conquistare questo nuovo mondo insieme? Ma non so se sono l'unico. Questi Sembra capelli. un secolo che ho lasciato casa per unirmi alla commissione. Allora, hai paura? Credimi, davvero, ti capisco. Non sappiamo cosa ci aspetti, ma ehi, è proprio questo. Già. Se non sbaglio, tu sei di classe A. Cosa? Non ci credo. Lo siamo anche noi. Beh, dimmi, come ti chiami? Ok, penso di aver intuito che adesso creeremo il personaggio, già lo sapevo questa cosa. E infatti da qui partiamo, quindi maschio e femmina. Allora, vi dico la verità, creo il personaggio e ci vediamo alla fine. Oh, le donne sono abbastanza buone, guarda questa. Porca miseria, guarda che capello. Questo invece è colui che ci seguirà, il nostro gattino che io andrei a chiamare Gio Feca. Per gli amici magari Gio Fica, vabbè. Gio Feca va bene, sì, Gio Feca mi piace, sì. Questi sono i personaggi che ho realizzato, cioè o meglio, io cercavo di farmi abbastanza simile, non so se notate la somiglianza. E Allora, ti va un brindisi? come no? Siamo qua per. Ammazza quanta birra. Siamo. Chiamo che. Attenzione a questa Alla birra. classe A, siamo i migliori. Salute. Allora, dimmi, che ne pensi? C'è un motivo per cui i draghi anziani migrano verso il nuovo mondo. Ma non parliamo. Ah, ma beviamo soltanto. Ok. La commissione di ricerca esiste da più di 40 anni. La Gilda vuole risposte ora.
Si aspettano che la quinta flotta risolva questo mistero una volta per tutte. E sarà così. Abbassa la voce. Ehi, a proposito, generalmente i membri di classe A lavorano in coppia. Tu hai già trovato un compagno? L'hai visto? Sta a fianco, c'è il nostro gatto qua. Che è successo? Ah, noi non parliamo. Sì, sì. Hai sentito? Lei va bene. Le condizioni peggiorano. Le onde stanno montando. E ciò vuol dire che presto sbarcheremo. Sì, ma non guardarla così, però, eh. Sei di classe A, vero? Eri meglio di spalle. Mi ciao. Anche a te? Non volevo origliare, ma c'è da dire che ho un buon udito. Ah, qua la mano. Sembra proprio che anch'io sia di classe A. Oh, ancora non avevo capito che stavamo su una barca, eh. Porca miseria. Presterei un po' di attenzione. Ma che è Titanic? La posizione sembra quella. Attenzione al gatto. Boom. Perché? Si mette già abbastanza male. Meno male che ci abbiamo gli occhialini. Ok, quindi ci siamo arenati, direi. Però non c'è nessuno, non c'è il gatto, non c'è la nostra amica. Vedo lava, cammina, ok. Non possiamo saltare, non possiamo fare niente. Vado verso... Ehi, c'è nessuno! Ok, L3 o R1? Vabbè, noi sicuramente premeremo R3. Mi viene più spontaneo. A saltare, ok, arrampicati, vai. Ah, non c'è bisogno. Ehi, sei tu! Guarda cosa è successo alla nave. Che è successo? Dobbiamo fare qualcosa. Ah, forse devo tirarla giù? Tipo col gancio? Allora, ci muoviamo. Ok. Andiamo. Ok, ti seguo forse. La nave sta avanzando verso di noi. Ma vedo anche degli animali che volano, eh. Non so se è sfortuna o fortuna, vai. Ho un'idea. Da sì. Ok, sono caduto, aspetta, scusami. Occhi aperti. Lo so, però sono caduto. Ho un po' di Ah, no, non è che siamo caduti, è che la terra si sta girando, perché in pratica... Ecco, avevo detto che avevo visto degli animali strani. Posso andare un po' più veloce? Attenzione, tipo mi sposto... Ecco, veloce. Bravo. Momento, aspetta, tu salvi pure più avanti di me prima, eh. Quindi non iniziamo a offendere. Provo, ok. Mazza. Mi sa che forse è meglio andare di qua. Attenzione alla lava perché ci scottiamo. Non mi aspettavo un primo incontro all'insegna degli sforzamenti. Aia, aspetta che mi stanno colpendo. Voglio capire come fare. Che Oh, porca miseria. Praticamente si sta alzando. Arrivo. Grazie. Tipo, lanciami qualcosa, così faccio prima a salire. Sì, non c'è bisogno. Non è che se ti sbrai. Se ti sbrai, ti arrivo prima. Ok. Vai. Non so se sono saltato bene, però. Ok. Oh, porca miseria. Oh. Abbiamo agganciato qualcuno. Hai visto? Tu ti offendevi e dicevi che noi eravamo troppo lenti. Cosa non era per me?
cavolo. Non era una terra. Perché si muove anche, quindi penso che sia qualcosa. Wow. Poi i capelli a me non si muovono. Il nuovo mondo. Il nuovo mondo. Sì, credo che l'uccia. Oh! Raga, raga! Ma di che parliamo, per cortesia? Lo vedo un po' affaticare, eh? Questo ci molla, secondo me. Ecco, te l'ho detto che ci... Me ne ero accorto da qua che stava... Ah, lei è stata accompagnata mentre voi invece noi scaraventati. Questa scappa sempre. Qualcuno deve essersi accampato qui. Allora, voglio dire un attimo una cosa. Se mi dai... No, non mi fa fare niente, perché volevo alzare un po' la voce della ragazza, perché a volte si sente un po' bassa, vabbè. Ho trovato questo nella tenda. Contiene il frammento di una mappa. Grazie. Noi dovremmo essere da queste parti. Sì, vedo là, vedo... Ok, mi dobbiamo... La base della commissione di ricerca è qui. Questo era il punto d'attracco previsto per la nave. Per ora pensiamo solo a raggiungerla. È abbastanza lontano. La mappa ci aiuterà a orientarci. Ok. Vabbè, sì, arrivo. Pensavo di poter aumentare un poco di più la voce, invece niente. Per adesso credo che non si possa prendere niente. Raggiungi la base, sì. Oh. Quante belle bestioline. Guarda quante bestioline che ci stanno. Foresta antica. Anche se non credo che stavano tutti quanti gentili con noi, quindi... Guarda, la base della commissione di ricerca. Forza, che? Muoviamoci. Sì, faccio strada io, fai strada tu. Faccio strada io, ho capito. Voglio capire, innanzitutto, come facciamo... Fatti strada, vai. Ah, basta andare soltanto avanti. Pensavo che tipo... È un po'... Di solito sono un poco più... Che c'è qua dentro? Ah, c'hai la biblioteca pre... Eccolo. Avevo intuito che... Perché? Ci penso io. Ce ne sta un altro, eh? Forse anche altri. Penso che impareremo a combattere adesso. È inutile che ti incazzi. Aia. Io getterei lei come pasto. Ok. Ah, sì. Io che pensavo di combattere, invece no. Ti seguo, eh. Aspetta, vai. M'hanno preso. Ah, ok, ci siamo nascosti. Ah, bastava nascondersi e basta. Vabbè. Che facciamo? Se sono andati, no? La via okay. È libera. Suggerisco di andare subito finché siamo in tempo. Anche io suggerisco. Sempre da questa parte, vero? Sì. Ok. Vabbè, corriamo da questa parte perché penso di aver raccolto delle cacche. Ok, no. Sono impronte. Aia. Aia. Avevo detto che facevi una brutta fine. Penso io. Io non sono armato, te lo dico. Ok. Da questa parte, presto. Da quella parte, vai. Andiamo. Sì, e io sto ancora dietro, però aspettate. Non so neanche, non ho capito. Cioè andiamo, cioè sono dietro praticamente. E vabbè, noi rimaniamo dietro a tutti quanti. Wow, fantastico. Vai. E vai. Sto dietro, vai. Questa non ci voleva. Che cosa aspetti? Vieni qui. Vieni qua, secondo te da dove passo? Da qua, là dietro. Sperando che la coda non mi becchi. Ecco. Di qua.
andiamo. Ti pare facile a te. Salta! Ah! Oh! Per poco. Ehi. Stai bene? Andiamo. D'accordo. Diciamo che non siamo di tante parole, eh? Questo l'abbiamo intuito. Wow. Impressionante, vero? Guarda tutto questo. Sembra che la natura volesse che Astera sorgesse qui. Astera, mi piace. La nave di prima, no? Non credo. Il resto della quinta è già qui. Mancavate solo voi. Ah, io che pensavo di essere l'unico superstite, invece siamo quelli che sono arrivati più tardi di tutti. Fantastico, quindi ci siamo già presentati bene. Ma che c'hai in quel libro là? Cioè? Ok, brutta caduta, qui, ma fa piano, dovrò fasciarti la spalla. Non muoverti, ok? Ehi, ce l'avete fatta! Torno subito. State bene? Ehi. Ve la siete vista brutta. Non riuscivamo a trovarvi e abbiamo iniziato a preoccuparci. Che sollievo. Stavamo pensando di venire a cercarvi. Oh, beh, ci è andata bene. Ehi, ci serve una mano! Scusatemi. Andiamo. Ci si vede? E che ti saluti da 20 questo minuti. Questo è il nostro mercato. Vi troverete di tutto, statene certi. Ah. Guarda quanta gente! E quanta roba! Incredibile, vero? Siamo ben organizzati. Ci sono i cacciatori che esplorano, gli eruditi che svolgono ricerche e i tecnici che offrono supporto. Questo posto è il cuore pulsante della commissione. Aspettate qui. Sì, aspettiamo qua. Comandante, li ho trovati. Che arma che c'hai? Non c'ha una bella faccia questa, però. Benvenuto ad Astera. Ah, ok. Chi ha il comando? Te, come è stato scritto? Sa riconoscere un talento al primo sguardo, ok. Dammi le impegni, va bene. Com'è che adesso non parli? Vabbè. Hanno una buona opinione di noi, va bene. Quindi credo che lavoreremo insieme. Ah, meno male, si è salvato Giofeca. Ora andate. Ok. Perché non hai parlato anche prima? È ora di fare un giretto. Per cominciare, dobbiamo trovare il tuo compagno. Infatti, Giofeca si è salvato, sì. Il nostro centro scorte. È qui che ci procuriamo le scorte di prima necessità. Più tardi passa a vedere cosa hanno in negozio. Ok, fammi vedere bene il negozio com'è fatto. C'ha due corna, ok. Negozio dei cornuti. Ok, seguo te? Ciao ragazzi. Poi c'è la forgia. Seguitemi. Sì, ti seguo, non ti preoccupare. Che strane ste catene così, eh? Ok. Proviamo a salire da qua, eh. Perché fai... Voi due siete qui con la quinta flotta della commissione, giusto? Sì, sì. Mio nonno, il comandante, era nella prima. Ma parliamo di moltissimo tempo fa. Io? E chi se ne frega? Non ho nessuna flotta. Sono nato e cresciuto qui. Cioè, baciami il culo, piede nel vecchio mondo. Oh, ci è passato attraverso! Ma certo che avete fatto una cittadina, niente male, eh. Ma lavorate parecchio sul commercio, perché vedo che... Che commerciate? È qui che prendono vita le armi e le armature. Verrai molto spesso da queste parti. Wow! Ma tu guarda che posto! Vogliamo dare un'occhiata? E diamo un'occhiata a sta forgia. Che caldo che fa qui dentro. Forse perché c'è il fuoco. Ma ammazza. C'è la messa. Venite a vedere. Ok, andiamo a mangiare, vai. Andiamo? Sì, andiamo, andiamo. Questo sta studiando. Non vedevo l'ora.
Mi piace questa ambientazione così, tutti con... Ah, sei tu? È lui? No. No, è un altro. Pensavo fosse Joe Faker, invece no. Non è lui. Però ha detto che si è salvato, quindi in teoria dovrebbe essere vivo. Ma poi del resto ce l'abbiamo appena realizzato, non avrebbe senso. E qui c'è la nostra messa. Ehi, eccolo! Oh, Joe Faker, vieni! Ancora non ci ha visto. Ma non è nostro, scusami. Sapevo che ce l'avresti fatta. Bene, hanno indetto un consiglio. Andiamo. Sì. Consiglio? Vabbè. Ora che siete tutti riuniti, possiamo dare il via al consiglio. Dopo aver un drago anziano che migrava oltre oceano, la quinta flotta è finalmente arrivata ad Astera. Date loro il benvenuto che meritano. Sono un ottimo gruppo. Coroneranno gli sforzi compiuti finora dalla commissione di ricerca. Non è così? Grazie, signore. Siamo pronti a fare del nostro meglio. Loro sono il cuore della commissione. Avrete modo di conoscervi a dovere. Non vediamo l'ora. Ora veniamo al dunque. L'ultimo mostro a compiere la traversata è stato lo Zora Magdaros, un colosso dal dorso ardente. Il compito della commissione è scoprire perché i draghi anziani stiano migrando nel nuovo mondo. La presenza dei draghi anziani risale a tempi antichissimi. Ah, questo sarebbe il nostro gatto vecchio. Alterano l'ecosistema. Circa ogni 10 anni si radunano su questo continente. Ma a quale scopo? Con il supporto della quinta faremo luce sul mistero. Ben detto. Ora si ragiona. Cacciatori, per il momento il problema dei Jagras e la difesa di Astera saranno le vostre priorità. Iniziate effettuando delle indagini sul loro habitat. Studiatene le abitudini e poi valuteremo. Sarà fatto, signore. Ok, compito semplice. Io annuisco sempre, sì. Riguardo agli altri, sapete come procedere. Fornite ai cacciatori tutto il necessario. Sarà un piacere. Voi della quinta dovrete imparare alla svelta come funzionano le cose qui. Avrete buoni maestri, non esitate a chiedere. Avete sentito? Seguite i miei consigli e non avrete problemi. Conto su voi. Prima ci stai facendo ammazzare. Un vento di speranza. Sarà compito vostro farlo soffiare. Invece la quinta si Questo okay. È tutto. Rompete le righe. Ok. Ah, iniziamo un'altra volta a non parlare. No, non ci spaventa. Ah, ecco. Grazie. Ci serve quest'arma, sì. Magari non so che arma tipo ci darai, se è un'arma tipo grossa come la... Ah, Joe Faker, sì, scusami. Andiamo nella tua stanza. È ora di trovarti un'arma. Oh, questa è la nostra stanza, l'alloggio. Wow, si riduce gradualmente. Mazza che sta... Ma mica è tutta nostra, ma non credo. Equipaggia un'arma dalla cassa oggetti. Ok, penso sia quella la cassa oggetti, no? Vado direttamente. Abbiamo lasciato delle attrezzature di base in quella cassa equipaggiamento. Assicurati di scegliere l'arma più adatta a te. Perfetto, quindi questo è quello con l'arco e questo invece è quell'altro. Ok, quindi sì, voglio usare questo. Perfetto, quindi forbici combinate. Ok, quindi penso che l'armatura, cioè l'arma l'abbiamo scelta. Siamo equipaggiati, eh? Andiamo? Parla con l'assistente. Quando l'assistente della mensa. Ti aspetterò lì con una missione. Se vuoi familiarizzare con le armi, parla con l'attendente per visitare l'area di addestramento. Ok, quindi accetta l'incarico. A questo punto direi che possiamo finire qui la prima parte, mentre naturalmente abbiamo Joe Faker che
Non so neanche con che cosa sta giocando. Ma non lo so. Ok ragazzi, non so sinceramente, spero che questo gioco vi piaccia, ma soprattutto questa serie. Cercherò, come già vi ho detto, di portarla facendovi vedere le parti più belle, e credo che ce ne saranno sicuramente tante. Naturalmente come al solito il video come sempre mettere un bel pollice su, un bel commento, un mi piace, fatemi sapere la cosa. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.